Buongiorno, benvenuti. Oggi un nuovo appuntamento con Filo Diretto. Oggi 24 aprile, saremo insieme come sempre per una mezz'oretta circa fino all'appuntamento con il nostro telegiornale classico delle 12:30. Oggi è la vigilia del 25 aprile, giorno in cui l'Italia festeggia, quindi domani non ci vedremo, festeggeremo tutti per diciamo, la resa dei nazisti, ricordate, no? Questa è la storia dell'Italia, l'inizio della nuova Italia dopo l'abbandono dei nazisti e quindi quello che si chiama liberalizzazione che avvenne nel 1946. Ci sono molte interpretazioni su questa giornata, però oggi non mi sembra che sia questo l'oggetto della questione di cui parlare. Mi sembra che siamo tutti molto di più in attesa di sapere se l'incaricato, il nuovo incaricato del presidente Mattarella, che è Fico, se riuscirà a trovare una soluzione. Il mandato che ha avuto di cercare la soluzione è solo verso sinistra, quindi verso il PD, e stavolta non c'entrano naturalmente le forze di centrodestra, almeno in questa fase della trattativa. Si aspettano notizie, chissà se riuscirà, la cosa sembra un po' incredibile, però vedremo. Poi, mentre stavamo andando, innanzitutto vi ricordo che chiaramente la parte principale di questo programma sono le vostre telefonate, quindi chiamate allo 0131 23 10 92 per esprimere il vostro giudizio sulle cose diciamo che ritenete valide, che ritenete insomma, buon motivo per essere segnalate e discusse. Oltre alle vicende locali, naturalmente possiamo parlare di tutto, anche questioni internazionali, volendo, visto che per esempio a Toronto c'è stato quell'attentato, un altro polmino che cammina sulla gente, sui marciapiedi, ne ha uccisi 10. Adesso sappiamo che è stato arrestato l'autista. Poi ci sono altre vicende più prettamente italiane. Nelle Marche 53 dirigenti sono stati accusati di abuso d'ufficio, sono stati denunciati perché hanno permesso l'assunzione di altri 700 persone senza nessuna gara, senza che ci fosse un concorso così come prevede la Costituzione. Tutto questo, secondo coloro, secondo le autorità che stanno indagando, avrebbe portato a 121 milioni di euro di danno. E da questo si intuisce per quale motivo l'Italia non ce la farà mai a venire fuori da questa situazione, a riattivare l'economia, se l'economia deve mantenere una macchina così grande, così immensa, che è una specie di riserva speciale di persone che poi voteranno, che poi ringrazieranno coloro che li hanno fatti assumere nelle poste, nella pubblica amministrazione. Sentiamo la prima telefonata. Pronto? Sì, buongiorno, telefono da Alessandria. Buongiorno. Volevo solo esprimere un mio pensiero sulla politica che abbiamo. Sì. La dimostrazione è che andando a votare non è cambiato niente, è rimasto tutto come prima. Quindi non è che serva molto andare a votare. Qui in Italia servirebbe uno di quegli scrolloni, ma di quelli forti, se no non cambia, non cambierà mai niente. Il problema è che qui basta che ci sia il calcio e Grande Fratello, basta, non serve d'altro. Tutti gli altri problemi pare che non interessino. Grazie, Grazie, buongiorno. grazie a lei, buongiorno. In effetti questa però responsabilità ce l'hanno un po' anche gli italiani, cioè quello di dire non si può pensare solo alla partita di calcio, per quanto bella, spettacolare, per quanto divertente, ma bisogna occuparsi anche delle altre cose. Stasera ci sarà la Roma, domani ci saranno i Grigi, ci saranno un sacco di cose belle, divertenti da vedere, però bisogna guardare anche le cose serie. Invece ogni tanto è come se ci fosse un blocco mentale negli italiani che si rifiutano di guardare i canali di informazione, quelli che gli spiegano, cercano di spiegargli cosa sta succedendo. Ieri sera mi è capitato di andare a ripescare un vecchio programma di Fazio dove c'era Travaglio ospite, in cui hanno tentato di analizzare la storia. Ho visto alcune cose che ha scritto, che ha pubblicato Porro, il conduttore di Matrix. Abbiamo visto altri programmi di informazione dove si confrontano varie opinioni. Ecco,
Se tutti ci interessassimo a questo tipo di programmi, forse avremmo un'idea più chiara e forse sapremmo perché non basta andare a votare, ma bisognerebbe prima di tutto cambiare la legge elettorale per far vincere qualcuno. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Sento che è al telefono, ma non sento la sua. Signor Vinci, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi piacerebbe avere come me tante soddisfazioni di vedere anche al suo posto i nostri, diciamo così, che vogliono essere presidenti, vogliono essere all'avanguardia di qualcosa. Io penso che tra i due, tra Di Maio e Salvini, il più saggio sia Salvini, perché l'altro lo ritengo ancora troppo giovane per guidare un governo, anche se ha avuto i voti per simpatia, per capacità di intelligenza, penso che Salvini lo superi. Mi auguro tantissimo di vedere Salvini a decidere lui. Buongiorno. Bene, grazie, buongiorno. Beh, Salvini ha avuto grandissimo consenso come singolo partito, penso che sia quello che ha ricevuto, diciamo, un premio dagli elettori, perché è uno di quei partiti, uno dei due partiti che ha avanzato. 5 Stelle sono avanzati rispetto al risultato precedente, ma un vero salto in avanti, un vero rilancio vero e proprio ha avuto la Lega grazie proprio a Salvini, che ha un'intelligenza innegabile che viene apprezzata da tutti. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno signor Vinci, sono Gino d'Alessandria. Buongiorno Gino. Volevo dire una cosa, a parte che a me non è mai piaciuto questo Presidente della Repubblica, mi sembra la fotocopia di Napolitano. Adesso sarà capace magari di rifilarci altri 2 o 3 governi che non fanno parte del voto degli italiani, perché questo affare di dare a Di Maio, di cercare di mettersi d'accordo a tutti i costi col PD, quando il PD ancora domenica è stato sconfitto nel Molise e continua a andare sempre indietro, cioè non riesco a capire perché debba. Io avrei preso Salvini e Di Maio, li chiudevo in una stanza e dicevo: adesso vi mettete d'accordo voi due a fare un governo, e Di Maio gli avrei fatto una bella lavata di testa, a dire: Berlusconi, se è stato votato vuol dire che qualcuno l'ha votato, tu non puoi dire io non lo voglio, per me è il male assoluto. Comunque, vederci rifileranno di nuovo un governo Monti, così almeno vedremo dove andiamo a finire. Grazie, grazie a lei. Beh, ieri sera una di quelle cose che sentivo, giustamente una riflessione, era che all'epoca Napolitano, rimandando diciamo di 5 anni praticamente la richiesta agli elettori di esprimere un loro parere tra le varie nomine, no? Che hanno portato Monti, poi Letta, poi Renzi, eccetera, eccetera. Poi finalmente si è chiesta l'opinione agli italiani, gli italiani si sono espressi. Speriamo di non dover tornare subito alle elezioni, proprio perché, come diceva il telespettatore, qui o Salvini o Di Maio devono trovare una soluzione, qualcuno insomma deve cedere qualcosa, mettersi d'accordo, perché questo è quello che richiede il Paese. Poi francamente che sia Salvini a essere il vero Presidente del Consiglio, che sia Di Maio, secondo me non cambierà tantissimo, cioè la cosa più importante è che dovranno per forza di cose essere loro due a comandare questa fase. Un'altra cosa è che la richiesta di ritornare alle elezioni, qualcuno diceva, sembra impossibile, perché ci sono dei nuovi parlamentari che per la prima volta stanno beccando 15.000 euro al mese e che molto difficilmente rinunceranno a questo tipo di nuova manna che gli arriva dal cielo, questi 15.000 euro, e tenteranno quindi di beccarli per più mesi possibile, quindi non vedo neanche le elezioni così, diciamo, imminenti. Sicuramente una soluzione dovranno trovarla. Anch'io personalmente non credo che possa esistere o che in qualche modo si possa
tirar fuori un partito che comunque è stato l'unico vero perdente a queste elezioni come PD per governare con uno dei vincenti. Cioè, mi sembra veramente assurdo, allucinante. I partiti che hanno vinto sono altri e quelli devono cercare di governare. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Bene, buongiorno a lei. Buongiorno. Ascolti, qui stiamo parlando di una classe politica di Maio, no? Prima elementare, Salvini, seconda elementare, come istruzione politica. Poi ci siamo dimenticati che nel PD ci sono i vecchi volponi della politica. Questi sono in un angolo che aspettano che questi due signorini, ecco, non si mettano d'accordo, perché non ce la fanno a mettersi d'accordo. Hanno, se lei legge l'intestazione della stampa di stamattina, l'articolo sì, di fondo, lei si mette le mani nei capelli. Questi, da Toninelli in avanti, stanno promettendo delle cose che sono assurde, si contraddicono una con l'altra. Il sistema politico che abbiamo noi in Italia, quello giusto, è quello delle elezioni dei sindaci, che va ancora riveduto, cioè elezioni. Tu hai 500 e un voto, vai a governare. 500 sei l'opposizione. Ah, allora bisogna cambiare la legge elettorale, certo. Ma che la cambiassero questa legge? Bisogna che si a fare una legge che possa far capire alla gente chi sto votando. Poi noi in Italia abbiamo avuto un statista, De Gasperi, per quello che riguarda la nazione Italia. Poi abbiamo avuto un sindaco in Alessandria, Basile. Poi non abbiamo avuto più niente, abbiamo avuto il vuoto dietro questa gente, perché non c'è più una scuola politica che prepara questi giovanotti per andare a governare. Il problema è solo questo. Quindi abbiamo Di Maio che è in prima elementare, e quindi ne avrà ancora di strada da fare prima che anni fa, e Salvini in seconda. Vieni, la saluto. Grazie, grazie, buongiorno. Beh, sono d'accordo con quello che scrive la stampa in prima pagina, ultima chiamata di Mattarella, ma poi il rischio di tre temibili conseguenze proprio di questa alleanza con il PD, dei 5 Stelle, eccetera, eccetera. Ha detto giustissimo, a sinistra ci stanno i vecchi volponi che sicuramente si mangerebbero questi ragazzini nuovi che si affacciano alla politica, per cui, e anzi tra l'altro sono molto bravi, no, a gestire il potere anche quando ci sono quei partiti che hanno l'1, il 2%, lo sanno far valere veramente tanto, come se fosse una percentuale molto più alta, quindi figuriamoci se adesso i 5 Stelle devono ricorrere a un'alleanza con il PD. Certo è che in effetti la cosa più logica sarebbe farli parlare, obbligarli a dialogare, a confrontarsi per stabilire quali sono le prime 5-6 cose che deve fare questo paese, compresa una legge elettorale che faccia vincere qualcuno. Sentiamo un'altra chiamata. Pronto? È pronto? Sì, sì. Signor De Vinci, sì, sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono Renato, mi chiamo Renato e chiamo dalle Marche, dalla provincia di Ancona, chiamo da Chiaravalle, signor De Re. Sì. Io, naturalmente io non c'ho modo di vedervi, però tutti i giorni seguo su YouTube i vostri fili diretti e sì, sono molto attento a quello che succede nella vostra città, soprattutto sì, nella raccolta differenziata, insomma nei lavori anche delle... da volte sento parlare ecco, di marciapiedi, certe tante cose che non vanno. E mi permetto anche di salutare il vostro sindaco che in ascolto, che purtroppo tante volte non è presente lì sulle vostre trasmissioni. E se permette, signor Vede, volevo anche scusarmi con la sua collega Ketty Porcello, perché poco tempo fa ero entrato e purtroppo mi sono emozionato, insomma, e ho chiuso subito. Cose che succedono, insomma. Dopo, di cosa parlavate? Di politica, insomma, del governo? Sì, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato anche sì, dello scandalo che sì, riguarda la sua regione, le Marche. Ecco, appunto, grazie signor De Vinci, purtroppo ultimamente io ieri sera ho sentito qualcosa, adesso, perché vede signor Dede, tante volte io sento i nostri notiziari locali, però purtroppo tante volte, per invece sì, parlare di cose serie come questa, che ultimamente non sono successe anche qui da noi, perché sembrava che fosse un'isola felice, qui va tutto bene, e mi parlano insomma di tante volte che la domenica la gente va al mare, va in spiaggia, invece parlare di queste cose che
insomma, non fanno molto onore, insomma, sia che si riguarda le Marche, sia che riguarda il Piemonte. Adesso poi mi informerò meglio. E, mi permetta, signor Deve, di salutare il signor Gino di Alessandria, che io tutti i giorni ascolto, saluto anche Osvaldo, saluto anche quel signore lì che parla, insomma, della squadra di calcio. Sì. No, perché ha parlato ultimamente di Maria Montessori, ha fatto un cenno su Maria Montessori, perché io abito proprio nello stesso comune di Maria Montessori, che è stata una famosa pedagogista. Sì. E Chiaravalli sì, vicino ancora. E ha parlato molto bene, naturalmente, sono stato contentissimo. Bene. E così. La ringrazio per aver partecipato a questo programma, sono felice che lei ci segua attraverso YouTube, che naturalmente non ha limiti e può essere seguito ovunque, anche in Australia. Io da qualche volta me le registro pure le vostre trasmissioni, quando posso le riascolto sul smartphone. E ho riascoltato prima questa voce, lo saluto chiaramente, signor Gino, okay. Sono stato contento. Grazie, ringrazio molto dello spazio, la saluto. Grazie. Buona giornata a lei. Allora, a proposito del fatto che diceva il nostro telespettatore via internet che il sindaco ultimamente non può esserci sempre, anche perché ha delle altre cose da fare, volevo avvertire che dopodomani, quindi dopo il 25 aprile, giovedì 26, avrò come ospite invece il vice sindaco, che è Buzzilanghi, Davide Buzzilanghi, figlio di un sindaco che prima non ha citato il nostro amico telespettatore, che però ha fatto tantissimo per questa città ed è stato uno dei sindaci premiati dalla nuova legge, che finalmente ha potuto governare, comandare, proprio perché ha vinto veramente le elezioni senza bisogno di andare a fare compromessi con nessuno, e come succede oggi per tutti i sindaci che vincono, che vanno a comandare per 5 anni. Quello era stato il primo caso, era stata riconfermata, ha fatto 10 anni. La Calvo, comunque, a prescindere da tutto quello che possono pensare le altre fazioni politiche, in questa città ha lasciato un grande segno, importante, ha fatto tantissime cose. E cosa si può dire? Speriamo che il figlio Davide Buzzilanghi faccia altrettante belle cose. Oggi è non solo vice sindaco, ma assessore alle partecipate, alle municipalizzate, e verrà a parlare di AMAG Mobilità, di ex ATM. Sapete, visto che abbiamo avuto tante telefonate per alcuni disservizi, per mancanza di corse, che invece adesso sembra siano state ristabilite, ma avremo modo di parlarne giovedì, quindi, con il vice sindaco e con uno dei dirigenti di AMAG Mobilità. Se avete domande da fare, naturalmente mi raccomando, sintonizzatevi giovedì. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Mi sente? Posso fare una domanda? Certo. Alziamo un po' il volume, per favore. Sì, mi dica. In una nazione come la nostra, sì, dove è importante vedere l'Isola dei Famosi, dove è molto importante seguire quest'ultimo, che non mi viene neanche in mente perché non l'ho mai visto, che attualmente è poco che è partita, no? Sì, va bene, ce ne sono molti. Sono molto importanti le vicissitudini del calcio, del football, sì, di qualunque cosa, basta che non si debba far usare il cervello per le cose utili e personali, sia in famiglia che nazionali. Cioè, è una cosa che delle volte uno rimane un po' così trafelato, sì, e dice, ma tanti si chiedono perché non riusciamo mai a combinare niente in Italia. Ma tanta gente non sa neanche cos'è successo veramente il 25 aprile di tanti, tanti, tanti anni fa. Lo spirito di abnegazione e la gente che ha combattuto per il proprio popolo. Io dico solo questo. Spero sempre nella provvidenza che ci aiuti, perché se no altrimenti siamo proprio persi, se non c'è qualcuno che ci indirizza la via. E mi creda, è una grossa delusione. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Beh, questo
Lo abbiamo detto, no, in più occasioni, il fatto che la televisione è usata in un certo modo, i programmi fatti in un certo modo sono in grado di distrarre la popolazione. La gente però non può vivere oramai soltanto sul ricordo che è stato fatto qualcosa di molto bello, molto grande, che siamo il paese migliore del mondo, che siamo quelli che hanno la Costituzione più bella del mondo. In realtà ci sono tantissime cose da cambiare, tantissime cose sono degenerate, hanno perso il loro senso, la bellezza che avevano una volta. La macchina dello Stato, le macchine amministrative oramai costano delle cifre immense, ma non perché il dipendente guadagna tanto. Purtroppo il dipendente non guadagna mai a sufficienza perché deve condividere quello che sarebbe uno stipendio giusto con una quantità giusta di denaro che riceve come compenso, lo deve dividere con molti altri che magari sono lì giusto per occupare dei posti. Quando, insomma, per dire, se in un'organizzazione, come si può dire, municipale ci vanno 100 dipendenti ma ne assumono 250, la pagano anche quei 100 dipendenti che avrebbero dovuto avere uno stipendio giusto, sufficiente, dignitoso, invece lo devono dividere. Per cui fin quando gli italiani non cambieranno idea su questo, purtroppo non si comprenderà che il lavoro non è un diritto acquisito, non è una cosa che si può dare. Il lavoro è frutto di un certo tipo di preparazione, anche un certo tipo di produttività. Cioè, se io lavoro all'ATM devo guidare gli autobus. Una parte può essere amministrativa, ma soprattutto gli altri devono guidare gli autobus, non viceversa, no? Per fare un esempio. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, buongiorno signor Rinci, sono Giuseppe di Borgo Cittadella. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, senta, riprendendo la telefonata di qualche settimana fa di quel signore che andava di via Giordano Bruno per il traffico e quant'altro, e volevo segnalare come sono stati spesi i soldi del piano Piso. Dunque, è stato fatto uno spartitraffico che doveva essere piantato una lunga siepe, è stata piantata, ma non è neanche nato un rametto. Tutto bruciato, natura morta. Sì. E poi è stata fatta una strada dietro che va verso il poligono, che da sesto, cioè praticamente da sesto porta al poligono di tiro. Al centro di questa strada è stato piantato un palo dell'Enel, cioè un palo dell'Enel. Sì. Come si fa a fare una strada con un palo dell'Enel al centro strada? Cioè, sì. No, ma c'è da... A me viene da sorridere, ma per non piangere, perché ci sono... Io l'inviterei a fare con la sua truppa, fare un servizio di tutta la zona dietro, praticamente alla spalla del CERN. Certo. Hanno creato un parcheggio per i pullman, perché dovevano venire i turisti, hanno messo il cartello parcheggio pullman, ma quei cartelli moriranno di ruggine, ma secondo me non vedranno mai un pullman. Sì, guardi... Io non lo so, cioè, se viene qualcuno dalla comunità europea che viene a fare un controllo di come sono stati questi soldi, cosa succede? Lei ha detto una cosa giusta, ci va che qualcuno da fuori venga a controllare, che ci obbliga a non fare degli errori e a comportarci come si deve, a mantenere le promesse soprattutto. E ma mi sa che questo è quello che qui, succederà. Scusa, l'ho interrotta. Sì. Io questa situazione qua l'ho fatta presente già l'anno scorso al comando di polizia locale, che sono venuti, si sono messe anche le mani nei capelli, per dire. Ecco. Però dall'anno scorso a tutt'oggi è tutta lettera morta. Certo. Io, insomma, quando verrà il sindaco in diretta, almeno che non so se ne è a conoscenza di tutta questa situazione qua dietro di Giordano Bruno. La questione del Piso è stata gestita da altri, non da questo sindaco, comunque sicuramente sì, sarà sì, 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 no, per la carità, sì, è stata dalla vecchia giunta. Però... Sì, comunque immagino che comunque il nuovo sindaco avrà una sua idea su quello che è stato fatto e concluso. Abbiamo solo un minuto. Signor Giuseppe, la ringrazio per la telefonata, tra l'altro mi ha dato modo di pensare, a proposito del piano... del Piso, del piano di riqualificazione, del fatto che avremo Buzzilanghi dopodomani qui, che è il vice sindaco, lo avremo ospite in trasmissione. Una delle cose che ho sentito è che finalmente l'anello di Piazza della Libertà sarà di nuovo percorribile, perché adesso
a parte tutto, il fatto che non fosse percorribile non è che portasse meno smog in piazza, perché bastava fare il giro leggermente più largo, no? Passando da via San Giacomo della Vittoria, via Fatibruno, e si arrivava lì. Quindi adesso riaprono quello, riaprono anche via d'Ossena, per cui quello che è stato fatto prima viene annullato da questa nuova giunta. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio al telegiornale, ci vediamo dopodomani. Buon 25 aprile.